Buongiorno ragazzi, in questa lezione parleremo del grande compositore Wolfgang Amadeus Mozart. Allora, sappiamo che è un esempio di bambino prodigio, ma ebbe una vita molto breve, però all'interno di questa vita, di soli 35 anni, scrisse una quantità impressionante di composizioni, arrivò a scriverne ben 626. Vi avevo anche spiegato che la K è un numero davanti a ogni composizione di Mozart, indica il numero della composizione in ordine cronologico, cioè da quando era più giovane a quando era più vecchio, seguendo il catalogo delle composizioni di Mozart che aveva redatto il signor Köckel, il quale aveva dato un numero a ogni composizione. E quindi dalla K1 alla K626, che è stata l'ultima composizione prima della morte, il Requiem, la messa da morto, che non è mai stata completata. Egli rinnova ogni genere musicale, perché lui si occupa di ogni genere musicale, dall'opera, dal melodramma, dall'opera buffa, fino ad arrivare alla musica strumentale, musica sacra, di tutto. E decreta la stagione d'oro del classicismo viennese. Tra l'altro, tutto quello che fa dei capolavori, è veramente un genio della storia della musica. Ha prodotto un linguaggio musicale universale, riesce a produrre un serie infinite di emozioni nella sua musica, dal sereno abbandono e tragico pessimismo, all'allegria, alla malinconia, alla semplicità, alla passione, alla felicità e allo sconforto, perché Mozart in questi 35 anni ebbe una vita veramente molto ricca di divertimento, di gioia, ma anche di grandi dolori. Gli morì la madre, gli morì il padre, gli morì un figlio. Insomma, direi che anche lui ha dovuto, e poi era sempre senza soldi, insomma, è stata una vita complessa, lo vedremo nella videobiografia. L'ascolto che faremo sono le variazioni per pianoforte K265, vuol dire che sono state composte un po' prima della metà della sua vita, diciamo, no? È un tema a variazioni, ma a differenza dalle variazioni di Haydn, da quel tema a variazioni che abbiamo sentito per Haydn, che era il secondo movimento della Sinfonia La Sorpresa, che vennero eseguite per orchestra, queste sono per pianoforte. Tra l'altro, non sono queste variazioni inserite in una sonata per pianoforte, per cui c'è il secondo tema, il secondo movimento andante, che è un tema e variazioni, ma sono un'opera a sé stante, le variazioni per pianoforte, ok? È un po' come quelle che abbiamo visto di Clementi quando abbiamo parlato del tema e variazioni, che erano le variazioni per pianoforte. Ok, allora anche qua abbiamo Mozart che prende in prestito un motivo popolare francese. Ah, vous direz je maman, vuol dire mamma vi dirò, ed è quello che voi conoscete come Twinkle Twinkle Little Star. Adesso lo ascolterete e direte sicuramente: ah, lo conosco perché è un motivo popolare, famosissimo, anche uno dei primi pezzi che si fanno suonare al flauto. Egli ha usato questo tema e ne ha fatto 12 variazioni. Noi ne ascolteremo solo 5 tra le più significative, neanche in ordine come sono nel brano intero. Ogni volta sentiremo un tipo diverso di trasformazione. Questo tema, sto parlando del tema, è composto da tre parti. È composta la parte A, che si ripete due volte, vedete che c'è il segno di ritornello. Tan 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 ta, pam 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 pa, ripetizione. Poi passiamo alla parte B, che non si ripete invece. Tan 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 taram pam 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 pa. Poi passa di nuovo ad A. Tan 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 tan. E questa volta si ripete da B.
Quindi tutta questa parte si ripete e questo è il tema, ok? L'intero tema. Come vedete, gira e rigira, nel classicismo abbiamo sempre le forme simmetriche ordinate, A, B, A, visto? B, centro di simmetria, A, sono le due parti uguali. Le variazioni si basano su varie cose, sull'aggiunta di note, sulla sovrapposizione di linee melodiche, cioè più linee melodiche, più melodie che si sovrappongono, si sentono una sopra l'altra, cambiamento di ritmo, cambiamento di dinamica, forte, piano, cambiamenti di espressività, però in ognuna di esse riusciamo sempre a individuare il tema. Ora, quando faremo l'ascolto, voi cercherete di rispondere a queste domande. E poi vi darò le soluzioni. Passiamo alla videobiografia.
Bene, passiamo adesso alla videobiografia, al videoascolto guidato.
Bene, andiamo a vedere subito gli esercizi. Come al solito, fateli, fermate il video, fateli, poi riaccendete il video e ascoltate le soluzioni e controllate. Allora, l'esercizio 1, ascolta con attenzione le variazioni proposte, notando i cambiamenti dei parametri musicali, dinamica, andamento, eccetera. Collega ognuna delle 5 variazioni al carattere espressivo che assume in ogni nuova versione. Allora, vediamo un po'. La prima variazione è veloce e vorticosa, quindi 1B. La variazione numero 2 è ondeggiante e dolce, 2E. La variazione numero 3 è spezzata e saltellante, 3A. La variazione numero 4 è svolazzante e leggera, 4D. La variazione numero 5 è triste e lenta, 5C. Ok, in quale delle variazioni ti sembra che l'andamento sia abbastanza rallentato? Nella quinta variazione, appunto, triste e lenta. In quale invece l'intensità ti sembra più debole? Nella terza variazione. Il tema da cui parte Mozart per le sue variazioni è tratto da una melodia popolare A. Va bene? A presto, ragazzi!